che è una società necessariamente precarizzata, dove non c'è più la stabilità, la solidità. L'aggettivo solido richiama immediatamente anche la solidarietà, per inciso. Invece il liquido è ciò che appunto non sta fermo, il liquido è ciò che non ha una sua forma specifica e assume quella che di volta in volta gli imprime il contenitore in cui lo si ripone. La società liquido talassica contemporanea, che flessibilizza tutto, deve allora procedere alla deeticizzazione, ossia allo scioglimento di ogni elemento etico comunitario solido. Io nel libro, per spiegare questo argomento, che qui sunteggerò massimamente, ricorro alle grammatiche dello Hegel, il quale nell'essenziale, sintetizzando al massimo, nei lineamenti di filosofia del diritto del 1821, teorizza in maniera insuperabile l'eticità, ossia il mondo in cui non c'è solo il diritto formale astratto in cui si vale come persone giuridiche, non c'è solo la moralità dell'intenzione soggettiva interiore, ma c'è una sorta di sillogizzazione, di sintesi fra questi due elementi, perché nel mondo etico, che è il mondo di un'etica del popolo, di una comunità solidale, ciascun individuo aderisce soggettivamente, come nella morale, all'esteriorità oggettiva, come nel diritto formale, del suo mondo dato, cioè si ritrova in una comunità etica nella quale si realizza come individuo comunitario, come parte di una comunità solida, solidale. Ora, Hegel parte dal primo elemento solido e solidale, che è la famiglia. Così facendo, Hegel reagisce a tutta la modernità filosofica che invece partiva dall'individuo e poi pensava alla società come aggregato di individui già formati. Pensate al modello di Tommaso Hobbes: ci sono prima gli individui e poi la società scaturisce dal pactum unionis, cioè dal contratto, come se fosse un contratto privato capitalistico, di individui che decidono di stare insieme. Hegel rovescia questa prospettiva e riparte dagli antichi, da Platone e Aristotele. In origine c'è la comunità. Perché? Perché ciascun individuo non nasce isolato come un fungo nei boschi, ma nasce in quella microcomunità che è la famiglia. Ciascuno di noi nasce già all'interno di una microcomunità ed è per questo che Aristotele nella Politica parte esattamente dalla famiglia, oikia, come prima forma di comunità. Ciascuno di noi viene al mondo in una famiglia e lo Stato stesso, la polis, la chiama Aristotele, non è altro che l'unione di più villaggi che a loro volta sono le unioni di più famiglie, ma l'individuo nasce già come zon politikon, come animale comunitario, socievole della polis, politico, che è al tempo stesso uno zon oikonomikon, cioè un animale non economico come diremmo noi oggi, ma legato all'oikos, alla famiglia, alla vita etica familiare. Tommaso d'Aquino, lo Stagirita, molti anni dopo Aristotele, tradurrà questo dicendo che l'uomo è un animal domestico, un animale familiare che vive nella famiglia. Ecco, nella famiglia vive già una forma di comunità, dice Hegel. C'è un rapporto che non è riducibile a quello dell'utile individuale. Una madre non si relaziona a un figlio secondo la logica del dotes, né un padre si relaziona a una moglie secondo la relazione economica. C'è una sorta di donatività relazionale gratuita che fa sì che i membri della famiglia non siano competitors, diremmo oggi, ma siano invece membri di una comunità etica, solidale e radicata, dove c'è intanto la sintesi dei due coniugi che si ha nel figlio, la nascita del figlio è il modo in cui la ricerca di unità dei due sessi, dei due innamorati, si compie in qualcosa che ha realtà esistente autonoma. Nel figlio, dice lo Hegel, i due innamorati vedono rispecchiato il loro amore che ha preso a vivere in forma autonoma, no? Una forma di esistenza propria. E poi il patrimonio di famiglia. Hegel parla anche del patrimonio di famiglia in maniera, sembrerebbe prosaica, ma non è così, perché nel patrimonio di famiglia si trova una sorta di sintesi di un interesse che non è più il mio privato interesse, non è il tuo privato interesse, ma il nostro, qualcosa che vale già come una forma di universale, per quanto limitato alla cerchia familiare. I genitori educano i figli, vivono in una relazione etica, e per prendere un'espressione di Hegel, è un io che è noi e un noi che è io, la famiglia, in cui l'individuo non sparisce,
ma si realizza massimamente nella nuova comunità, quel noi che è la famiglia. Ora dice Hegel, questo che è il primo elemento della comunità naturale dell'uomo, ovvero la comunità basata sull'immediatezza dell'interesse sentimentale, potremmo dire così, va perduta quando, dice Hegel, quando i figli crescono, escono dalla famiglia ed entrano nell'ambito del sistema dei bisogni, cioè nell'ambito in cui la società civile sta al suo gradino più basso, è l'ambito degli scambi, è l'ambito in cui ciascuno mira al proprio interesse personale, è l'ambito descritto da Adamo Smith con l'esempio del birraio e del fornaio, nell'ambito del sistema dei bisogni io mi relaziono a te perché tu mi vendi la birra, io ne ho bisogno, e creiamo una società non socievole in realtà, una società egoistica, basata sull'egoismo, sul sistema della dipendenza unilaterale dei bisogni. Ora, questa è la forma più bassa di società possibile, secondo Hegel, e non di meno è quella più alta, nonché la sola, dal punto di vista dei liberali di ieri e di oggi. C'è la società basata sul nudo interesse egoistico, dove ciascuno si relaziona all'altro sulla base del proprio interesse, la mia libertà finisce dove inizia la tua, insomma siamo atomi isolati che per accidenza entrano in contatto, non perché cerchino l'altro, ma perché cercano il proprio interesse personale. Modello Robinson e Venerdì sull'isola, dove fa naufragio Robinson. Ora, questo che è il modello più basso secondo Hegel, ed è quello a cui si arrestano i liberali, deve essere superato. Bisogna riconquistare quell'unità etica comunitaria della famiglia, portandola a un livello più alto perché transitata per la sua scissione del sistema dei bisogni. Questo avviene come? Avviene anzitutto con quelli che noi oggi chiameremo gli enti intermedi, i corpi intermedi, la scuola pubblica, la sanità pubblica, le corporazioni, le chiama Hegel, noi le chiameremo i sindacati, quelle forme in cui l'interesse individuale mio già entra in una dimensione più ampia, sociale, comunitaria, di un interesse nostro. Nella corporazione assistiamo a categorie che si formano con individui che si accorgono di avere il loro interesse privato in comune con altri, quindi lo difendono insieme. Nella scuola pubblica viene ripresa la funzione formativa della famiglia da un istituto che non è più la famiglia, ma che è già più grande rispetto alla famiglia. Nella sanità pubblica, idem, l'individuo vale come membro di qualcosa di più grande. Ora, questo che Hegel chiama le radici etiche, notare l'espressione le radici etiche, qualcosa che radica, che hanno stabilità comunitaria, si compie secondo Hegel questo processo nello Stato. Lo Stato, secondo Hegel, figura come una famiglia universale, in cui gli individui non sono competitors, ma sono membri di una famiglia e quindi hanno pari diritti e pari doveri. Valgono come membri di una famiglia. Questo è importantissimo, capite bene, perché se vale la logica del dout des, sistema dei bisogni, io ho bisogno della birra e tu me la dai, ma allo stesso modo, se io ho bisogno di essere curato, vengo da te che mi puoi curare e ti do il denaro in cambio. Ma non c'è altra relazione se non questa. Se io non ho la possibilità di darti il denaro, tu non mi curi, evidentemente. No? Se non ho la possibilità di darti il denaro, non mi dai la birra, che è meno grave probabilmente, ma anche questo può avvenire. Nel sistema dello Stato, invece, dove non ci sono i competitors, avviene che ci siano dei bisogni e dei diritti inalienabili, che ti spettano in quanto membro della famiglia universale. L'esempio classico è quello della sanità o dell'istruzione. Diritti e doveri. L'istruzione è un caso emblematico. Tu hai il diritto di andare a scuola, ma il dovere, anche l'obbligo. Diritti e doveri. Una polemica interessante al tempo di Hegel, se l'obbligo della scuola pubblica fosse una forma di violazione della libertà individuale. Ad esempio von Humboldt sosteneva che non poteva lo Stato imporre ai figli altrui di andare a scuola, perché era una forma di violazione della libertà individuale, sacro totem del pensiero liberale. Hegel invece dice che è fondamentale che lo Stato imponga ai suoi figli di andare a scuola, perché tutti devono avere il diritto e dovere di formarsi. Hegel parla anche testualmente di queste cose qua, che hanno una chiara portata nel nostro presente. Lo Stato è il momento in cui si compie la comunità, in cui la famiglia come primo momento è ripreso
a un livello più alto come famiglia universale. Lo Stato impedisce che il sistema dei bisogni concorrenziale produca la disgregazione sociale, il nascere della plebe, come avviene in Inghilterra. Perché questo possa avvenire, appunto, lo Stato deve regolamentare il mercato, deve porre dei limiti. Attenzione, in Hegel non sparisce il mercato, non sparisce la libertà dell'individuo, semplicemente essa è posta all'interno di un contenitore più grande, quello dello Stato, che non distrugge la società civile e gli individui, ma permette a ogni individuo di realizzarsi come membro di una comunità, come membro di una comunità, che è quello che diceva anche la nostra Costituzione, da cui ero partito, che in ciò resta hegeliana, cioè il fatto che c'è la libertà dell'individuo, dell'impresa, però questa libertà non può entrare in conflitto con quella della comunità di cui è parte. Questo è un punto, secondo me, imprescindibile, che andrebbe riletto. Dopo Hegel si perderà questa virtuosa sintesi di libertà dell'individuo e di libertà dello Stato come diciamo, comunità realizzata. Si avranno nel Novecento forme che essenzialmente tenderanno ora a far prevalere l'individuo su tutto il resto, oggi, o a far prevalere invece lo Stato su tutto il resto. Non c'è, a questo proposito, un importante discorso di Giovanni Gentile, il filosofo che nel Novecento tradurrà Hegel in dottrina di Stato in Italia, ma di un Hegel dimidiato, a mio giudizio. In un discorso di Berlino che si intitola Hegel e lo Stato, Gentile dice che essenzialmente lo Stato fagocita anche la società civile, quindi la libertà dell'individuo, cioè perde la grande conquista di Hegel, che era quella di aver coniugato società civile, Stato, individuo e comunità solidale. Ma questo è un altro discorso. Ora, in estrema sintesi, il capitalismo oggi deve, per trionfare nella sua forma flessibile e precaria, deve fare in modo che resti solo il sistema dei bisogni. Fare in modo che ci siano solo competitors, che ci si relazioni come il birraio e il fornaio di cui diceva Adamo Smith, che prevalga la figura dell'insocievole socievolezza, cioè mi relaziono a te non perché siamo socievoli, ma perché siamo egoisti, anzi, tuteliamo al meglio il nostro interesse particolare contrattando fra noi, e deve quindi sciogliere ogni forma di etica solida e solidale. Il capitalismo lo fa oggi neutralizzando naturalmente tutti gli enti intermedi, scuola pubblica, sanità pubblica, i sindacati e così via, e lo fa sostanzialmente prendendo di mira i due nuclei fondamentali della vita etica, che sono la famiglia e lo Stato. Su come disgreghi la famiglia non dico oltre, perché il tema del nuovo libro è l'eroticamente corretto, che è appunto il modo in cui le ragioni e il modo in cui il capitalismo distrugge l'etica familiare e l'amore in generale. E lo fa come? A, riducendo tutto a merce, quindi facendo dell'erotica stessa una funzione espressiva del capitalismo. Nell'odierno evo capitalistico non c'è più l'amore, ma c'è il godimento acefalo individuale che non si stabilizza mai in forme progettuali. Viene distrutta la famiglia e viene sostituita da una relazione di libero scambio erotico, in cui si gode come nel quadro di Magritte, no? Dove c'è l'individuo bendato che bacia l'altro individuo bendato, in realtà è una forma di autismo in cui l'altro è solo un medium per godere io, proprio come nel mercato di Adamo Smith, il venditore di birra è solo un medium per avere io la birra. In terzo luogo si produce un'ideologia specifica di giustificazione di tutto ciò che si chiama gender, e che è quella secondo la quale essenzialmente non esistono uomini e donne, non esistono padri e madri, esistono individui unisex che possono godere illimitatamente senza vincoli etici, familiari, e che hanno come unico obiettivo il plus godimento, che è la variante erotica del plus valore di marxianamente. Questo per quel che riguarda la famiglia. Per quel che riguarda lo Stato sovrano nazionale, esso è l'altro grande nemico del capitale oggi, perché dopo l'89 gli Stati sovrani nazionali sono gli ultimi fortilizi resistenziali delle democrazie e della regolamentazione del capitale, che non a caso ha dichiarato guerra agli Stati sovrani nazionali, e lo fa imponendo la globalizzazione. La globalizzazione nel suo essenziale è lo scavalcamento della forma Stato sovrano nazionale per imporre il sistema dei bisogni, direi con Hegel, il sistema dei bisogni globalizzato, senza più confini, in cui tutto scorre come forma merce.
perché non ha più limitazioni di alcun tipo. Ecco perché oggi, per inciso, ogni qualvolta sentiamo l'espressione superamento dello Stato sovrano nazionale, che di per sé forse potrebbe anche suonare bene, in realtà nasconde questa espressione il subdolo inganno del superamento delle democrazie superstiti e certo perfettibili degli Stati sovrani nazionali e il passaggio a enti transnazionali che nulla hanno di democratico. Un emblema di tutto ciò da vicino è l'emblema dell'Unione Europea. L'Unione Europea nella sua narrativa era qualcosa di profondamente seducente, no? I popoli nazionali che cedono la loro sovranità per poi recuperarla come popolo unito europeo. In realtà è avvenuto esattamente il contrario, i popoli nazionali hanno ceduto la loro sovranità per non recuperarla più come popolo unito europeo, ma per cederla direttamente a enti privati, banche centrali e quant'altro. Questo è il processo della mondializzazione e della sua distruzione degli stati sovrani nazionali come fortilizi resistenziali. La privatizzazione, sempre encomiata, è esattamente il modo con cui si saccheggiano i beni pubblici degli stati sovrani nazionali, riportandoli alla dinamica del libero scambio mercantile. Ora, in questo modo, non procedo oltre per non dilungarmi esageratamente, avviene che essenzialmente il capitalismo globalizzato non accetta l'esistenza di padri e di madri, di cittadine e di cittadini. Vuole vedere sempre e ovunque il consumatore apolide sradicato, unisex, senza coscienza di classe, senza coscienza nazionale, senza coscienza storica, l'individuo unisex che è una sorta di atomo erratico che si muove nello spazio globalizzato post-nazionale in maniera precarizzata. Ora, la globalizzazione, e chiudo con questo argomento, ha due leve fondamentali, che sono la delocalizzazione del lavoro, cioè io sposto il lavoro, perché capite, la legge del capitale è una sola alla fine, trovare sempre qualcuno disposto a produrre il medesimo a un prezzo più basso, questa è la legge fondamentale. Questo nel mondo globalizzato lo puoi fare in due modi, o delocalizzando, outsourcing, dicono gli anglofoni, delocalizzando, cioè spostando le imprese dove ti convenga perché non ci sono i diritti del lavoro, perché non ci sono condizioni del rispetto dell'ambiente e quant'altro, ed è quello che avviene. Per inciso, il celebrato Marchione, la celebrazione di Marchione è l'emblema di come l'interesse della classe dominante viene presentato come interesse di tutti. È chiaro che Marchione è stato un benefattore per la sua inquesta, infatti io li chiamo anche i selfie della gleba, perché della globalizzazione, perché si fanno i selfie anziché... C'era una bellissima immagine che ho visto stanotte prima di prendere sonno del partito che si chiama Più Europa, un partito che è, come dire, è direttamente espressione dell'interesse della classe dominante, che raffigura dei giovani che si fanno un selfie e dice più o meno così: la riforma Fornero non si tocca, ne va del futuro dei nostri giovani, no? Vedi questi giovani che anche grazie alla riforma Fornero non avranno mai la pensione, non avranno mai un lavoro dignitoso, però anziché scendere in piazza come nel quarto stato di pellizza d'Orpedo si fanno il selfie, no? Selfie della gleba, no? Definito. Quindi questo è un primo tratto della globalizzazione, la globalizzazione. Il secondo tratto è quello che io chiamo il globalitarismo, cioè il fatto che la globalizzazione è il vero totalitarismo glemo del nostro tempo, perché ingloba tutti in un unico modello e non permette di stare fuori, no? Come nel mito platonico della caverna, impone a tutti l'unica caverna e non permette che qualcuno stia fuori. Ecco. La globalizzazione poi disarticola le differenze culturali e linguistiche. Ieri il Signore faceva giustamente l'elogio dell'identità, la globalizzazione vuole invece disarticolare tutte le identità e imporre il modello universale, omologato del consumatore, che non ha un radicamento storico, non ha un radicamento nazional-patriottico o comunque paesano, è un puro atomo che si muove nello spazio liscio del mercato globale senza identità e che è solo portatore di volontà di potenza consumistica e di erogazione di forza lavoro super sfruttata, diciamo.
diciamo così, un individuo unisex che è privato anche ormai dell'identità sessuale, non ha memoria storica, non ha coscienza di classe, appunto, è un atomo erratico e isolato, che non ha più la famiglia, non ha più lo Stato, e di questo dirò tra breve. Ecco, la globalizzazione, quindi, come globalizzazione e globalitarismo, il libero mercato, io guardandolo dal punto di vista del basso l'ho ridefinito come libero cannibalismo, per il fatto che il libero mercato deregolamentato implica il fatto che il più forte può massacrare il più debole. E il più debole oggi non è solo il lavoratore, ma ripeto, anche il piccolo borghese imprenditore che viene spazzato via dalla concorrenza del più forte. Quindi questo è il conflitto di classe, questo è il precariato oggi come classe dominata, ma anche subalterna. Uso qui la coppia dicotomica introdotta da Antonio Gramsci. Qual è la differenza tra l'essere dominati e l'essere subalterni? Allora, il quarto stato di Pellizza da Volpetto era dominato, ma non subalterno. Era dominato materialmente, erano gli schiavi del salario, come li ebbe a definire Marx. Ma avevano una loro coscienza di classe, non erano dominati anche concettualmente e mentalmente. Tant'è che scendevano in piazza e rivendicavano la propria emancipazione. Oggi il precariato invece è dominato e insieme subalterno, o se preferite è dominato nei corpi e nelle menti, è dominato sia nell'ambito materiale della produzione, dove figura come classe super sfruttata e sottopagata, modello Expo di Milano, lavorare per niente, l'hanno chiamato volontariato, volontariato lo fai per la parrocchia di San Pantaleo, non per McDonald's, esatto, Coca-Cola, evidentemente, no? Modalità appunto del super sfruttamento capitalistico, e poi essenzialmente manca totalmente la coscienza di classe, come dicevamo prima, e si produce questo sradicamento dell'individuo nell'ambito dei processi della globalizzazione. Questa è la nuova cifra del precariato globalizzato, anzi globalizzato, come l'ho definito. Ora, io nel libro riprendo, a proposito di composizione di classe, una, credo, importante dicotomia filosofica, che è quella tra il proletariato di Marx, quello di Pellizza da Volpetto, cosciente, consapevole, che lotta, e una categoria che prima di Marx elabora Hegel, che di Marx fu maestro, la categoria della plebe. Sia chiaro, non, senza alcuna connotazione morale, ma sociologica e filosofica. Qual è la differenza tra la plebe e il proletariato? E perché oggi il precariato è una plebe e non è un proletariato? La plebe è una massa di individui che sono esclusi, che non hanno coscienza e che sono in qualche modo il prodotto di una società sempre più classista e sempre più iniqua. Hegel vedeva la plebe, lui che era tedesco, nell'Inghilterra del suo tempo, dove la colpa inespiabile dell'Inghilterra per Hegel era il fatto che, anziché esservi uno Stato forte che disciplinasse l'economia, vi era invece quello che Hegel chiamava la bestia selvatica del mercato. Un mercato, diremmo oggi, deregolamentato. Hegel non lo diceva, ma diceva non sottoposto al primato della politica. E questa logica del mercato non regolamentato, dice Hegel, ci porta a una società in cui sempre più ricchezze si accumulano nelle mani di pochi. E nasce la plebe, dice Hegel. La plebe è essenzialmente la corporazione dei senza corporazione, la classe di quelli che sono esclusi essenzialmente, che non hanno coscienza di esserlo, dice Hegel, non hanno nemmeno più l'accesso alle grandi conquiste della modernità, che Hegel celebra puntualmente, come i servizi della sanità, i servizi della scuola pubblica, e così via. Oggi il precariato è sempre più simile alla plebe, a una plebe postmoderna, e non ha più a che vedere con il proletariato. È una sorta di classe riplebeizzata, potremmo dire così. Quindi questo è nell'essenziale il precariato, o proletariato 2.0, che è coerente con il nuovo modo della produzione. Vengo così al secondo punto, anche se nel mio indice virtuale era messo al terzo posto, la nuova forma della produzione capitalistica, che io chiamo nel mio libro il modo flessibile della produzione. Nel vecchio capitalismo fordista
per sintetizzare al meglio, che è quello studiato nel 22esimo dei quaderni del carcere di Gramsci, il fordismo e il taylorismo, come appunto modelli di una produzione di fabbrica basata sul metodo Taylor, quello della catena di montaggio, quello della razionalizzazione operativa del lavoro, quello in cui appunto il lavoratore deve compiere un'unica monotona operazione tutto il giorno, quello in cui essenzialmente, questa è la cifra del modello fordista, si produce e poi si deve creare una domanda che compri i beni prodotti. Questa era la vera cifra del fordismo essenzialmente, si produceva e poi si andava a creare la domanda. È una cifra fondamentale del fordismo, oltre alla sua stabilità alienante, no? Pensate a Charlie Chaplin in tempi moderni, no? Tutto il giorno fa la stessa operazione e poi non riesce a liberarsene nemmeno nel tempo libero. Oltre a questa prerogativa, oltre a questo, una cifra del vecchio fordismo era il fatto che poteva tenere i salari alti. Perché? Perché essenzialmente l'astuzia della produzione stava nel fatto che, tenendo i salari alti, ciò che perdeva erogando i salari rientrava con l'acquisto delle merci prodotte, no? Tutti gli operai Fiat dovevano avere la macchina Fiat per entrare in Fiat. Mi cito questo banale esempio sabaudo, ben dicendo sabaudo, perché Torino è sempre stata una città monarchico sabauda, prima con i Savoia, poi con gli Agnelli, okay. Ma sempre sabauda e monarchica è stata. Sai che hai qualcosa contro Torino? Beh, è una città, a mio giudizio, a differenza di signori del capitale, non condividono più nulla del vecchio mondo borghese. La Poelcan viene sempre visto in situazioni, diciamo, di promiscuità erotico sessuale post familiare, no? Poi non ha più il senso del limite, viene sempre beccato mentre si fa di coca e questa esperienza della trasgressione permanente. Ecco, per dire che la nuova classe dominante non è più borghese. Qual è la classe dominata oggi invece? Posto che la classe dominante non è più quella borghese. La classe dominata oggi è costituita da quella che io chiamo il precariato, che scaturisce nel suo essenziale dal precipitare verso il basso del vecchio proletariato urbano di fabbrica, il quarto stato descritto da Bellizzo da Volpedo, e dal vecchio ceto medio borghese, che anch'esso è precipitato verso il basso e che è diventato parte integrante della classe dominata. Parlo qui, se volete, più espressamente dei piccoli bottegai di paese, dei piccoli borghesi imprenditoriali che sono anch'essi ormai martoriati e suppliziati dalla mondializzazione capitalistica e che sono divenuti parte integrante di questa classe dominata che io chiamo il precariato. Ora, oltre a essere cambiata la composizione di classe, è anche cambiato il modus del conflitto, perché non è più un conflitto bilaterale, non c'è più il proletariato di Bellizzo da Volpedo che avanza, sciopera, combatte e conquista i diritti, le tutele sindacali, le limitazioni della giornata lavorativa, il salario equo. Oggi il conflitto di classe diventa univoco, diventa un massacro di classe. La classe dominante, l'unica che sta facendo la lotta di classe, colpisce frontalmente, senza incontrare risposta, la classe dominata precarizzata. Questa è la specificità del nuovo conflitto di classe oggi, che io chiamo massacro di classe insieme lutto di classe, perché la classe dominata oggi non ha una sua coscienza rappresentativa, non sa di essere una classe. Ricordatevi il quadro di Bartolini, dove gli individui sono atomizzati, sono mondi monadici chiusi in se stessi senza comunicazione, come invece era nel quarto stato. Ecco, questa classe precarizzata subisce le offensive del nuovo signore globale elitario che sta portando via tutto. Questa è la lotta di classe oggi. La classe dominante si riprende tutto quello che le classi dominate avevano conquistato con le lotte. Ovviamente la lotta di classe è sempre anche una lotta simbolica, per cui i dominati
sono dominati anche nel mondo delle idee, delle superstrutture, direbbe il sardo Gramsci a proposito. E oggi i signori del capitale finanziario si riprendono tutto e chiamano queste aggressioni alla classe dominata, le chiamano riforme. No? Ma sono riforme sempre se le guardi dal punto di vista della classe dominante. No? Pensate alla riforma del lavoro, che in realtà è un'aggressione al mondo dei lavoratori. Pensate a quella che doveva essere la riforma costituzionale, che era il tentativo della classe dominante di scardinare quel baluardo, quel fortilizio di difesa dell'interesse nazionale italiano, delle classi medie lavoratrici, che era la carta costituzionale, che è centrata, lo ricordo en passant, sull'idea di lavoro, sull'idea di sovranità popolare, è centrata ancora sull'idea di un'impresa, sì, ma che non entri mai in conflitto con l'interesse della comunità. Va bene il libero mercato, ma esso non può mai entrare in conflitto con l'interesse della comunità. Quindi è un capitalismo mitigato, quello italiano, se preferite, non è neanche un vero e proprio capitalismo, è un capitalismo a influenza keynesiana, potremmo dire, frutto del compromesso storico fra capitale e Stato. Ecco, la classe dominante le chiama riforme, sono in realtà aggressioni che essa fa nella sua lotta di classe contro il precariato, che è questa classe, diciamo così, che è la classe dominata, che ha al proprio interno la vecchia borghesia e il vecchio proletariato, che per ora sono come il materiale informe di quando si formano nuove stelle, no? Un materiale ancora magmatico e non coerentizzato, infatti non ha coscienza di sé il precariato oggi, non ha consapevolezza, e soprattutto subisce in silenzio e non ha rappresentanza politica. Manca ad oggi una rappresentanza politica. Il movimento, il proletariato aveva una sua forza politica e intellettuale di rappresentanza. Oggi non c'è più, nella misura in cui tutti i partiti politici tendenzialmente rappresentano l'interesse del signore globale elitario contro il servo nazionale popolare. No? Spie infallibili che ce lo segnalano sono i motti più Europa, più libero mercato, più globalizzazione, che sono chiaramente cose splendide dal punto di vista del signore globale elitario. Evidentemente per un piccolo imprenditore di Sassari o per il lavoratore di Torino, Fiat Mirafiori, la globalizzazione significherà la distruzione certa, perché significherà che dovrà competere con la Cina o con il Bangladesh, questo implicherà evidentemente il fatto che verranno spazzati via molto rapidamente. Diverso è il caso invece per gli speculatori finanziari, che di questi processi di globalizzazione si avvantaggiano, perché possono praticare la delocalizzazione, possono abbassare i costi del lavoro, possono distruggere le imprese etiche, imporre la nuda e spietata logica del mercato e così via. Non vi sto raccontando nulla di nuovo, è una storia concretissima dei nostri giorni. La mia tesi è che la globalizzazione sia l'arena del nuovo conflitto di classe e sia essenzialmente il terreno, l'humus ideale con cui la classe dominante signoreggia su quella dominante. Globalizzazione significa né più e né meno che il mondo intero ridotto a un libero mercato con scorrimento delle merci e delle persone ridotte a merci. Oggi si parla tanto, ed è il vero trait d'union dell'Unione Europea, di libera circolazione delle merci e delle persone. Prima le merci e poi le persone, ridotte anch'esse al rango di merci circolanti. La globalizzazione come dominio della classe dominante cosmopolitica diventa allora, nella mia ritraduzione delle categorie dei dominanti, no, i dominanti cercano sempre di presentare le categorie del loro dominio, lo dicevamo anche ieri sera, come se fossero buone per tutti, praticano l'ideologia, no? E quindi dicono che la globalizzazione, che rispecchia effettivamente il loro interesse, è qualcosa di buono e universale per tutti, ma questa è l'ideologia a tutti. Cercano di dire che il libero mercato, che è buono in concreto per loro, sia buono in universale. Ecco allora che io nel libro ribalto queste categorie, provando ad assumere il punto di vista del basso, del popolo precarizzato, ciò che ovviamente
l'elite dominante qualifica come populismo, no? Perché la categoria di populismo oggi è la categoria con cui viene diffamato e ostracizzato ogni tentativo di guardare le cose con gli occhi del precariato e non del signore dominante, no? Capite bene? Se tu guardi le cose, se tu cominci a guardare la globalizzazione dal punto di vista dei dominati, ti accorgi che non è l'ottava maraviglia del mondo, ma significa più sfruttamento, rimozione dei diritti, trionfo delle imprese che praticano il dumping salariale, che delocalizzano e così via, cioè si produce quella che io chiamo, variando l'espressione, non globalizzazione ma globalizzazione. Ciao. Che significa globalizzazione? La riduzione dell'intero mondo a una schiera di servi della globalizzazione, privi di diritti e spesso consapevoli e felici di questo. Infatti io li chiamo anche i selfie della gleba e della globalizzazione, perché si fanno i selfie anziché... C'era una bellissima immagine. È chiaro che Marchionne è stato un benefattore per la sua industria privata, per la classe capitalistica a cui faceva riferimento, certamente. Ma da un punto di vista nazionale è stato un delocalizzatore, non è stato un paladino del bene comune, evidentemente. Questo è il punto fondamentale. Però appunto viene celebrato come un eroe nazionale perché sì, ancora una volta l'ideologia si presenta all'interesse della parte come l'interesse del tutto. Marchionne è stato un paladino della delocalizzazione del lavoro. Ne sanno qualcosa le famiglie di Pomigliano d'Arco, dei lavoratori che si sono trovati in un battere di ciglio senza lavoro grazie alle sfide della globalizzazione. Delocalizzazione è il primo modo, dicevo. Il secondo, che è un modo altrettanto amato dal capitale, si chiama immigrazione di massa, con il quale corrisponde a uno dei miei capitoli del libro, l'immigrazione di massa, mi pare sia il capitolo 8, è tutto sull'immigrazione di massa come arma nelle mani della classe dominante capitalistica, che sposta le imprese dove convenga, delocalizzazione, o deporta masse di lavoratori a basso costo dall'Africa da sfruttare al meglio, perché evidentemente il lavoratore africano è il lavoratore ideale da sfruttare, perché arriva da una situazione tragica, non ha praticamento nazionale dove arriva, non ha coscienza di classe perché arriva da situazioni disastrate spesso, quindi lo sfrutti al meglio, in modalità campi di pomodoro, lo chiamano accoglienza, integrazione, in realtà la porti nei campi di pomodoro o nelle fabbriche. C'era sul Sole 24 Ore l'altro giorno un titolo che diceva: la Germania guarda alla manodopera extraeuropea, ci credo evidentemente, no? Perché se puoi pagare 5 anziché 10, perché devi pagare 10? Paghi 5 e così sfrutti meglio, e in più, questo è il segreto dell'immigrazione di massa, costringe anche chi era abituato a 10 ad abbassare a 5. Questo è il segreto, no? Questo è il segreto dell'immigrazione di massa come arma nelle mani della classe padronal capitalistica globalizzata, che si avvale dell'immigrazione di massa come strumento nella sua lotta di classe. E in questo modo sta letteralmente avvenendo. Io nel libro prendo in esame Furore di Steinbeck, che è un romanzo fondamentale per capire queste logiche dell'immigrazione di massa. In più, l'immigrazione di massa è un capolavoro del potere perché rientra in quelle forme che io chiamo della orizzontalizzazione del conflitto, cioè tutto l'apparato concettuale, categorico, ideologico della classe dominante è teso a far sì che il precariato, anziché confliggere verso l'alto, si disperde in conflitti orizzontali all'interno del precariato stesso. Questo opera, in questa direzione opera l'ideologia dominante oggi. L'immigrazione di massa svolge una funzione magnifica da questo punto di vista, perché grazie ad essa il lavoratore sfruttato italiano, francese, spagnolo combatterà contro il lavoratore sfruttato nigeriano o libico o così via. Cioè si produce una conflittualità migranti autoctoni tutta interna alla classe sfruttata, precariato, e da questo punto di vista trionfa il signore mondialista, che nemmeno più è menzionato, vorrei dire. La potenza dell'ideologia, del pensiero unico dominante,
riesce sempre a fare in modo che i dominati assumano come loro amici i nemici e come loro nemici gli amici. Questo è il segreto fondamentale della classe dominante oggi. L'immigrazione di massa svolge una funzione fantastica da questo punto di vista, è il trionfo veramente del dominio capitalistico anche a livello simbolico. Io nel libro, dicevo, prendo in esame furore di Steinbeck, dove si mostra esattamente il segreto, no? La storia la conoscete, le banche portano via il terreno alle famiglie americane, le famiglie americane si mettono in marcia verso la tanto incognita California, dove si dice che siamo nel Dorado, ci sia lavoro per tutti, arrivano lì, trovano dei volantini stampati che dicono che cercano 20.000 lavoratori, dico per dire, in fabbrica, si presentano in 20.000, in realtà i posti disponibili sono appena 2.000. Si apre una concorrenza spietata fra gli ultimi, finché non trovi qualcuno a tal punto disperato da accettare di lavorare con